Studiare la storia significa molto spesso studiare le guerre. Perché? Ci chiede Luciano Canfora, storico e studioso dell'antichità classica. Perché, per esempio, avete studiato le due guerre persiane? Perché è utile e interessante farlo? Nel caso dei greci, studiare le guerre persiane ci aiuta a capire meglio la cultura e l'ideologia di questo popolo, di Poleis, ci aiuta a comprenderne lo spirito. Vediamo di capire perché leggendo un passo tratto da La guerra in Grecia dello storico Marco Bettalli. I greci ritengono la guerra una componente inevitabile della vita e il terreno migliore per misurare le virtù del cittadino. La praticano in continuazione e una parte importante della loro autostima è incentrata sulla convinzione di essere i migliori guerrieri tra i popoli conosciuti, in grado di sconfiggere i barbari da cui sono contornati. Le radici di tali convinzioni sono in Omero e nei combattimenti sotto le mura di Troia dell'Iliade, base imprescindibile del percorso formativo di ogni greco. Non dobbiamo poi dimenticare, agli inizi dell'epoca classica, le guerre persiane, formidabile strumento di rafforzamento della sicurezza in se stessi. Ma se per noi è ovvio avvicinare gli spartani alla pratica bellica, rendersi conto di come l'Atene Periclea sia stata una delle comunità più guerrafondaie della storia umana, dedita quasi ogni anno a sostenere e provocare guerre in ogni angolo del Mediterraneo, imponendo il suo dominio con un cinismo condiviso da ogni settore della cittadinanza, contrasta l'idea che i greci stessi hanno saputo trasmettere. Perché quindi è interessante studiare la guerra nel caso della civiltà greca? La risposta è molto semplice. La guerra, per i greci, è una componente inevitabile della vita e uno strumento per misurare le proprie virtù da parte del cittadino. Le radici di questa convinzione sono nell'Iliade, il testo fondante della cultura greca, e nelle stesse guerre persiane che contribuirono a forgiare, cioè a formare, l'identità ellenica, l'identità dei greci, l'identità comune, in senso però oppositivo ed esclusivo contro i cosiddetti barbari. La guerra è una componente inevitabile della vita, quindi non stupisce che a fare la guerra non è la città dalla vocazione bellica per eccellenza, come Sparta, cioè non è soltanto Sparta, ma anche Atene, che Bettalli definisce significativamente, l'Atene Periclea, una delle comunità più guerrafondaie della storia umana. Tornando al nostro quesito iniziale, perché è interessante studiare le guerre in generale e, nel nostro caso specifico, le guerre persiane? Sono due le ragioni che approfondiremo. La prima è il rapporto tra i conflitti e la geografia dei territori in cui essi hanno origine o che ne determinano l'insorgere. Qual è, nel caso delle guerre persiane, il peso della geografia? La seconda ragione è la natura ideologica delle guerre. La matrice o origine di una guerra può essere anche ideologica, di contrapposizione tra visioni opposte della vita e del mondo, volendo semplificare. Questo è anche il caso delle guerre persiane, prima ancora delle crociate medievali. Per quali motivi?